Il Brianzolo è ben predisposto alle novità. No, il Brianzolo è aperto a qualcosa di nuovo che arriva e cambia la tua quotidianità. No, il Brianzolo è aperto a nuovi incontri e ai cambiamenti, come Clint Eastwood quando ti aspetta nel suo giardino privato col fucile in mano, che ti guarda e è pronto a spararti e a dirti che cazzo vuoi. Sono arrivati i cellulari. Il Brianzolo, oh, a me mi interessa, io devo essere reperito tutto il giorno, qui lascio perdere. E quindi anni di resistenza al cellulare. Poi le arriva lo smartphone. Cos'è lei che è il smartphone? Oh, io sto bene col mio Nokia. Poi è arrivato WhatsApp, dal Brianzolo chiamato WhatsApp. Chissà in quanti modi è stato nominato, ma io ho sentito dire WhatsApp. E anche lì anni di resistenza, no? Ma no, mi interessa a me cos'è il WhatsApp lì. Gli è stato spiegato che poteva inviare foto, ricevere foto e soprattutto che era gratis. Che poteva mandare messaggi gratis. Allora, piano piano, ha accettato anche il WhatsApp. Facebook. Ma vado via qui, io devo andare su internet a mettere i miei fatti privati, le mie foto, le mie cose. Però quando ha capito anche che con Facebook poteva guardare la vita degli altri, allora piano piano è arrivato anche sul Facebook. Poi ho sentito nominare Amazon, l'acquisto degli articoli online. Anche lì per anni si è rifiutato categoricamente di quella roba qua. Poi quando ha capito che con Amazon poteva trovare cose che costavano meno, E quindi il Brianzolo ci mette anni ad accettare il nuovo, in questo caso le nuove tecnologie, i nuovi media. Ma alla fine, storpiando tutti i nomi, perché l'inglese e il Brianzolo sono due mondi distanti, ma alla fine anche il Brianzolo diventa a modo suo tecnologico.